Oggi parliamo di un problema quanto mai spinoso. Appunto, il problema dell'eventualità di cui parliamo oggi, che riguarda il mondo della danza, sono le famose assenze. E ne parlo adesso questo mese perché, oh mio Dio, che capelli orrendi. Ne parlo adesso perché questo, che è il mese di maggio, è il periodo nel quale non solo a danza ci sono un sacco di impegni, un sacco di cose a cui stare dietro, ma ovviamente anche con la scuola. E questo genera un'innumerevole sequenza di assenze, sia da parte di chi normalmente prende la danza, tra virgolette, sotto gamba, passatemi il termine, sia da chi è appassionato, tutto sommato. E questo crea frustrazione, crea tante cose negative, crea delle conseguenze anche sia dal punto di vista scolastico che della danza, e adesso andremo a vedere in una scaletta più o meno chiara che mi sono fatta in testa, per evitare di annoiarvi, quali sono le problematiche che derivano dal fare un'assenza a danza. Prima di tutto ci sono da fare delle distinzioni, anzi una distinzione importante, ovvero la risposta alla domanda perché si fanno le assenze. E qua c'è una netta distinzione tra due tipi di assenze. C'è l'assenza di emergenza, quindi quell'assenza che tu ti tieni lì e dici ok, continuo ad andare a danza fino a che non arrivo a quel punto in cui non ce la faccio ad andare perché ho bisogno veramente di ogni minuto possibile e immaginabile per studiare, per organizzare la casa, per il lavoro, per qualunque altro motivo. E poi ci sono le assenze regolari, chiamiamole regolari perché sono assenze che appunto vengono prese così, nel senso quel tipo di assenza che non si fa una volta ogni tanto in caso di emergenza, ma sono le assenze canoniche, quindi non vengo perché ho raffreddore, non vengo perché mi fa leggermente male il tallone, non vengo perché devo studiare, e questa è la scusa che viene utilizzata più spesso, tipo 3.000 volte da questo tipo di persone. Purtroppo sì, si fa questa distinzione, ma è inutile dirvi, è abbastanza chiaro dal mio discorso, quale sia il tipo di assenza migliore da valutare quando non si riesce ad andare a danza. Bisogna onestamente porsi la domanda: perché sto facendo questa assenza? Veramente non riesco a organizzarmi, veramente non riesco a fare chiarezza su quello che devo fare al punto da dover saltare una cosa che tutto sommato mi rende felice. La domanda successiva che ci si deve porre più nel momento in cui ci si fa una sorta di esame di coscienza è: perché decidere di non fare assenze piuttosto che ripiegare sull'assenza nel momento in cui ci troviamo in difficoltà? Perché non fare assenze? Perché questo crea una serie di conseguenze. Il fatto che tu non venga a lezione crea una serie di conseguenze non solo sul tuo benessere, perché ripeto, come ho detto in altri video, la danza non deve essere necessariamente un incanalarsi verso una professione, ma può anche essere una semplice passione fatta con il cuore, fatta per passione, appunto, sono ripetitiva, lo so, fatta perché ci fa stare bene, insomma. Quindi decidere di non farne, è vero, non bisogna neanche starci troppo a pensare, nel senso, se uno ha degli impegni è chiaro che non è che abbia molto da scegliere, però se sei lì lì che dici non so se ho voglia, non so se sto perfettamente, il fatto che tu decida poi di non venire una volta è un discorso. Quando una persona fa più di un'assenza, quindi magari per una malattia ci può stare, oppure perché lo caricano particolarmente a scuola o varie cose, la conseguenza si rifà su tutto il resto del gruppo, si rifà sull'insegnante, si rifà sul lavoro svolto, si rifà sul tuo allenamento personale e via dicendo. Quindi un'altra domanda fondamentale da porsi quando ci si trova davanti a una situazione nel quale si deve scegliere se rinunciare a un'ora di danza o più di un'ora, non lo so quali sono, qual è il vostro quantitativo, oppure rinunciare, diciamo, a un'oretta di studio, un'oretta di qualunque altra attività per andare. È proprio il classico esempio di non posso danza, quella frase che purtroppo o per fortuna noi abbiamo detto tutti in adolescenza, o gli adolescenti che mi seguono sicuramente diranno spesso, soprattutto in tempi sani dove comunque c'è sempre spettacolo, ci sono tante prove, tante lezioni, e quando magari l'amichetto ti chiede di uscire, non posso danza. Perché bisogna riflettere sul fare un'assenza? Perché non si può prendere l'assenza sotto gamba e dire ma sì, faccio un'assenza, faccio due assenze, faccio tre assenze, non vado per un mese e torno per il mese del saggio? Come dicevo nel punto precedente, ci sono delle conseguenze. La prima conseguenza sul quale è necessario riflettere è la conseguenza su noi stessi. Quando noi saltiamo, magari se saltiamo un'ora di lezione non succede niente, ma se già saltiamo una settimana di lezione, questo si rifà sull'allenamento del nostro corpo, si rifà sul nostro umore, si rifà sulla nostra voglia, perché in fondo seguire una passione è una sorta di circolo virtuoso.
nel quale più pratichi e più ti viene voglia di praticare. Quindi nel momento in cui tu cominci a non andare a danza, per quanto la cosa ti sia sempre piaciuta, ti fa passare la voglia. È il motivo anche per il quale tanti ragazzi si sono demotivati in questo periodo di Covid, perché appunto non avevano la possibilità di frequentare il loro sport come si deve, per quanto le lezioni online abbiano salvato la situazione. E di conseguenza perdevano la voglia, ma questo per una meccanica psicologica, ecco, quindi non è da imputare a nessuno, è purtroppo una spiacevole coincidenza che è accaduta proprio adesso. Per non parlare dell'allenamento del corpo, come dicevo, perché il corpo, se soprattutto abituato a fare un tot di ore a settimana, deve essere in grado poi di recuperare, e non tutti sono in grado di recuperare fisicamente, dipende un po' dal proprio corpo, dal proprio allenamento pregresso, da quante assenze si sono fatte prima di fare quel tot di assenze, da quanto normalmente si lavora durante le lezioni, da un sacco di cose. Fatto sta che se già ti fai una settimana di assenze, il tuo corpo ne risentirà. Un'altra persona sul quale bisogna riflettere nel momento in cui si fanno delle assenze, soprattutto quando si tratta di assenze fatte sotto spettacolo in periodi tipo questo, come dicevo, nel quale ci sono tante scadenze, tanti spettacoli, coreografie da fare, via dicendo, è l'insegnante. Perché è vero che l'insegnante è puramente un insegnante, quindi non è una persona che poi ti deve stare dietro, che ti deve fare da psicologo e cose del genere. Ci sta il rapporto affettuoso tra insegnante e allievo, ci sta tutto e io adoro questa cosa del mio lavoro. Però fondamentalmente bisogna riflettere più che altro sul lavoro che l'insegnante mette non solo su di te, ma su tutto il resto del gruppo. L'insegnante si fa un'idea di cosa puoi fare tu, in quale posizione metterti, di quale impegno caricarti a seconda dell'occasione. E se per esempio tu sei sempre stata una persona che frequentava, è ovvio che l'insegnante poi non riparte da zero mettendoti sul piano degli altri. Dà, tra virgolette, per scontato che tu sia una persona che si impegna. Nel momento in cui tu inizi a fare assenze a manetta, diciamo che la stima anche nei tuoi confronti da parte dell'insegnante cala drasticamente, anche perché è una mancanza di rispetto, soprattutto nel momento in cui c'è uno spettacolo. Fare 1.000 assenze nel momento in cui si è finita la coreografia, oramai hai il tuo posto nella coreografia, sai le coreografie anche se non le pratichi, chi se ne importa, almeno questo passa per il cervello di chi fa 1.000 assenze, e poi ti presenti la settimana prima dello spettacolo. Voi mettetevi nei panni del povero insegnante o della povera insegnante nel mio caso, provate a immaginare la situazione, cioè cercare di rimaneggiare tutto perché dai per scontato che quella persona non è più venuta e quindi non saprà la coreografia, poi torna la persona e ti senti in colpa perché l'hai messa dietro e questa persona poi voleva stare davanti, insomma. Ragazzi, le assenze a noi insegnanti creano un sacco di problemi e io personalmente ho cambiato filosofia, adesso guardo chi c'è e lavoro con chi c'è, sinceramente, nel momento in cui qualcuno non c'è si cambia tutto, basta, basta, basta. Altre persone che avrebbero bisogno che voi rifletteste sul motivo per il quale voi fate delle assenze sono i vostri genitori. Genitori che finché siete minorenni, ma anche dopo a volte perché non sempre si hanno le possibilità di pagare un corso di danza, i genitori pagano la vostra cultura, pagano il vostro sport, vi pagano un corso che tecnicamente dovreste frequentare regolarmente. Chiaro che in qualunque realtà seria sportiva non si può pagare lezione per lezione, almeno non quando si tratta di un percorso annuale, un percorso di crescita non solo a livello sportivo, ma anche a livello psicologico e di formazione vera e propria. Quindi non si può pretendere di prendere andare da un corso di danza all'altro e cose del genere. Bisogna riflettere sul fatto di faccio assenze, faccio tante assenze perché devo studiare, faccio tante assenze perché mi ammalo spesso, faccio tante assenze perché voglio uscire con gli amici e cercare di capire dal punto di vista del genitore come potrebbe vedere la cosa. Chiaro che il primo pensiero che vi deve balenare in testa è quali sono le mie priorità, quindi quali sono le vostre priorità nel momento in cui vi mettono una scelta tra uscire con gli amici, fare danza, studiare e via dicendo. È naturale che ogni persona sia diversa, è naturale che ogni persona abbia delle sue priorità personali e nessuno ne fa una colpa a nessuno. L'importante è essere chiari, concisi e soprattutto decisi su questa cosa. Personalmente io non imputo a nessuno il fatto di dare come la priorità alla scuola perché uno vuole andare bene, vuole entrare in una buona università, va benissimo, però fatti chiari amicizia lunga, se tu sai che frequenterai 2 volte al mese,
io mi regolerò di conseguenza in quanto insegnante, il genitore si regolerà di conseguenza in quanto genitore e tu stesso ti regolerai di conseguenza. Questa dovrebbe essere la logica. In ultimo, le persone a cui bisogna pensare quando si fanno delle assenze sono i propri compagni di corso. Ovviamente, se si tratta di lezioni private, di un concorso, di un pezzo dove sei da solo, il fatto che fai assenze più che altro è una mancanza di rispetto per l'insegnante e per te stesso, perché diamo per scontato che se tu non frequenterai e non ti allenerai, farei una figuraccia, questo è palese, penso che siate tutti d'accordo con questa cosa, ma nella maggior parte dei casi si mette in difficoltà il gruppo stesso che deve sempre lavorare con un buco all'interno del proprio gruppo, un buco che però va considerato perché la persona non ha detto chiaramente no, io non farò questa coreografia, anzi. Di solito ci si guarda bene dal dire no, non farò questa coreografia. E comunque il gruppo deve essere pronto a eventuali modifiche, tanto quanto l'insegnante, deve essere sveglio e pronto. A me è capitato, ragazzi, delle volte in cui ho dovuto cambiare delle coreografie per degli spettacoli 2 giorni prima perché c'era gente che all'ultimo paccava e diceva no, io non lo faccio più. Cosa che è successa anche per malattie molto gravi, ma molto più spesso purtroppo è successo per motivazioni stupide. Motivazioni che potevano essere evitate nel momento in cui tu ti accorgi che hai fatto un mese di assenze perché dovevi studiare, perché volevi uscire con gli amici. La riflessione deve partire principalmente da ho voglia di fare danza, mi piace fare danza. Come sto dopo un'ora di danza? Sono frustrato o sono felice? È una cosa che mi piace fare una volta ogni tanto? È una cosa che mi piace fare regolarmente? Ho ancora voglia di fare danza perché mi piace? Oppure semplicemente sto continuando ad andarci per abitudine? Sono tutte riflessioni umane e no normalissime che tutti i ragazzi che frequentano un corso di danza dovrebbero fare a un certo punto della vita. Io sono convinta che chi arriva a una certa età e continua a fare danza è perché ha veramente una grande passione e sono onestamente, per come lavoro io, per la scrematura naturale che avviene nel momento in cui le cose cambiano, quindi nel passaggio da una scuola all'altra, nella crescita ormonale e non, nel cambiamento di priorità anche, magari uno poi si innamora di un altro sport e non ce la fa fisicamente a seguire anche un corso di danza. Per me è del tutto naturale e francamente mi sono sempre trattenuta dal fare discorsi di questo tipo perché sono controproducenti, cioè sto praticamente imbarcando acqua facendo questa cosa, anziché tirare acqua al mio mulino, sto imbarcando acqua sulla mia barchetta. E però allo stesso tempo è giusto secondo me rifletterci soprattutto in questo periodo e ritrovare, tra virgolette, la forza di rifletterci e di evitare le assenze quando ci si accorge che si sta rinunciando a qualcosa che ci rende felici. Può essere che queste motivazioni siano fortissime, motivazioni che ti spingono lontano dalla danza, che sono fortissime e a cui tu non puoi rinunciare, ma ci sono anche tante cose che riflettendoci bene alla fine sono stupidate, sono cose che si potrebbero evitare con una buona organizzazione, con un cambiamento di amicizie, tanto per cominciare, perché gli amici che dicono cosa aveva danza a fare. Non solo dei veri amici, se sanno che è la vostra passione, perché dovrebbero dirvi una cosa del genere. Fatto tutto questo discorso, io spero tantissimo che ti abbia dato modo di capire bene qual è il punto di vista di tutte le persone che vengono coinvolte quando una persona fa un'assenza. È un po' come l'increspatore dell'acqua, cioè tu fai l'assenza e si crea intorno a te un cerchio sempre più grande di persone che rimangono coinvolte in questa assenza. Ne fai una, rimani coinvolto solo tu. Ne fai già due, tre, quattro, vengono coinvolte tutte le persone che ho nominato in questo video. Quindi io spero che vi sia stato utile e spero che non l'abbiate presa malissimo. Soprattutto se siete miei allievi, non vi preoccupate, io vi amo tutti. Se avete qualcosa da dire in merito a questo argomento, se vi siete interfacciati con una riflessione di questo tipo in prima o in terza persona, fatemi sapere qua sotto nei commenti e vedrò come posso aiutarvi dall'alto, altissimo della mia esperienza di signora nessuno. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani, lunedì 24. Eccezionalmente perché c'è il Bookshelf Tour questa settimana, mi raccomando, non perdetevelo. E la Books Review. Invece, il prossimo Danza con Gio sarà domenica 30 maggio, perché poi il lunedì 31 ci sarà il wrap up dei film e delle serie TV perché è l'ultimo del mese, quindi vabbè, da programma è così. Maggio è andato un po' così, passatemelo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!